Pallone, Sbocca e Bellucci hanno steso un grande Brescia dando il via al countdown verso la Serie A, ma la festa è già cominciata, dicevi tu, 70.000 allo Stadio San Paolo per questa partita, una cornice di pubblico straordinaria. In campo Napoli e Brescia subito aggressivi, asta dalla distanza, parata di Castellazzi, siamo al primo minuto di gioco. Ottavo, Stellone per Sbocca. Doppia conclusione di Sbocca e doppia parata del portiere del Brescia, poi assist, avete visto, di Robbiati per Stellone che esulta, rivediamo da altra angolazione, si inserisce Robbiati, assist per Stellone, gol facile 1-0 dopo 8 minuti, non è finita, ancora Stellone alla conclusione, fuori d'un soffio, errore difensivo, Hubner, stavolta è molto bravo il portiere del Napoli. Calcio di punizione di Stroppa, incrocio dei pali, qui poteva cambiare la partita ma così non è stato. Ancora a Napoli, calcio di rigore assegnato da Rodomonti per questo fallo di mani, lo rivedete al replay nettissimo di Kosminski con il numero 3. Sbocca 2-0 al 31esimo, vola il Napoli, entusiasmo sugli spalti, il San Paolo è una polveriera. 45esimo. Scontro tra Asta e Kosminski, problemi seri per Kosminski che poi ritorna in campo tra gli applausi. Colpo di testa di Galli, replica di Coppola. Fischia Rodomonti, andiamo con le immagini montate da Vito Gaudino alla ripresa. Ancora un corner, doppio colpo di testa, poi Galli e ancora Coppola, lì si oppone alla grande, colpi di testa ma colpi di cuore per Novellino. Alla mezz'ora, Stellone. Il destro appena alto sulla traversa, si dispera Stellone. Bellucci, subentrato a Sbocca, Bellucci, destro, gol 3-0 del Napoli sul Brescia e sentite i cori sugli spalti, i cori storici delle grandi imprese del Napoli. Possiamo sicuramente dire che sugli spalti c'era già il pubblico della Serie A. I 70.000 sono il segno più evidente dell'entusiasmo che anche in questi momenti sta pervadendo la città. I tre gol degli attaccanti del Napoli sono invece la prova della fondatezza delle speranze dei tifosi napoletani di rivedere il Napoli in Serie A alla fine di questo rush finale bello ma ancora incerto. Il Brescia, come ha detto il suo allenatore Sonetti, ha perso la testa subito, forse stordito dal pubblico del San Paolo. Il Brescia ha perso la testa oggi, ma non nella Serie A. Linea Maffei.